Primi movimenti ufficiali in Casa Pescara al termine della seconda settimana di calcio mercato. In missione a Milano, il presidente Daniele Sebastiani ha formalizzato la conclusione anticipata del prestito del centrocampista Andrea Palazzi, che, rientrato all'Inter, sarà ora girato al Monza in Serie C. E sul fronte delle entrate ha chiuso l'acquisizione in prestito dall'Atalanta di uno dei millennials più interessanti del calcio italiano, il difensore centrale Davide Bettella, cresciuto nell'Inter ma ceduto la scorsa estate al club orobico. Al di là di queste ufficialità, hanno fatto molto rumore le trattative che hanno interessato due pezzi da 90 della rosa biancazzurra, Andrew Gravion e Gaston Brugman. Gravion resterà comunque a Pescara fino a giugno, ma l'incontro avuto a Milano da Sebastiani con l'Inter è servito a spianare la strada al ritorno in nerazzurro del difensore Franco Guadagnino. Lupense. Proprio l'Inter lo scorso anno aveva ceduto Gravion al Delfino ed ora, per il percorso inverso, il Pescara percepirà una somma che, bonus inclusi, si aggira sui 10 milioni di euro. Se il Pescara dovesse salire in A, si potrà prendere in considerazione anche la permanenza di Gravion in riva all'Adriatico in prestito per la prossima stagione. Nel mirino del Cagliari è invece finito il capitano Gaston Brugman. Una irruzione a sorpresa, quella del club di Giulini, alle prese con l'infortunio di Castro e la probabile uscita di Cigarini. Al momento c'è distanza tra domanda e offerta. Come ripetuto più volte da Sebastiani, la cessione del capitano non sarà fatta per una cifra inferiore ai 4 milioni di euro. Non è escluso però che nei prossimi giorni le parti lavorino per limare questa distanza. Se Brugman a certe condizioni potrebbe partire, Mancuso invece resterà biancazzurro nonostante l'interesse di alcuni club di Serie A, ma il Pescara e la Juventus, che detiene il cartellino dell'attaccante milanese, non vogliono interrompere la super stagione del vice capocannoniere della Serie B. Sempre sul fronte uscite si attendono le cessioni di Andrea Cocco e Michele Fornasier. I due calciatori stamani si sono allenati con i ragazzi della Under 16, con l'allenamento della prima squadra fissato invece al solo pomeriggio. Cocco è vicino alla cessione all'Under 23 della Juventus. Per Fornasier è sfumata la pista Padova, che ha ufficializzato Cherubin e Andelkovic, e allora si fa più concreta la pista Serie C con la Ternana di Luca Leone in pole position. In attesa di questi movimenti restano congelati gli arrivi, poi il Pescara potrà accelerare su alcuni fronti. I principali, quelli del gigante uruguaiano Santiago Bellini del Wanderers e del centravanti della Lazio Alessandro Rossi, più defilato anche Gianluca Scamacca del Sassuolo.